Credo che sia arrivato il momento di sistemare questa stanza. Ecco, voi siete sempre stati abituati a vedere questa stanza così, però in realtà non è esattamente così. Perché ecco, già luce accesa e fa totalmente un altro effetto. Infatti potete notare come le pareti siano, beh, rosa. Questo perché questa stanza sarebbe dovuta essere la camera di mia sorella, quindi le pareti sono state pitturate di questo rosa. Lei non ha mai fatto la camera qua e le pareti sono rimaste così. E io con il tempo questa stanza l'ho trasformata un po' mia perché la utilizzavo per giocare alla PlayStation. Poi è passata come una sorta di studio per registrare ed editare video, ma non è mai stato realmente uno studio. Solo da poco ho fatto quella parete un po' personalizzata. Per il resto vedete che non ha nulla di mio, anzi. La scrivania era quella che sarebbe dovuta essere della camera di mia sorella, che voi avete visto in video precedenti. C'erano tante cose rosa, appunto, per mia sorella. E io mi sono sempre adattato. Ma da oggi ci sarà qualche piccolo cambiamento. Perché in realtà io al momento stavo solo cambiando la scrivania e questa mensola qua. Quindi la situazione sarebbe dovuta essere scrivania nuova e basta, tutto il resto così. Solo che poi è nata l'idea, ma perché non ripitturiamo tutto? E allora ho detto, vabbè, visto che ci siamo, facciamo il mio primo studio. Quindi la situazione al momento è questa. Qua c'è il mio tapirulan, che vedete tipo nelle mie storie Instagram sempre. Qua c'era una mensola che è stata levata, perché come vi ho detto alcune cose erano già fatte, per esempio stavo già cambiando la scrivania, non c'era l'idea di cambiare totalmente la stanza. Questa pazza idea è arrivata solo 10 minuti fa e quindi ho detto perché non farci un video e raccontarvelo? Quindi vi voglio raccontare proprio da zero come nascerà il mio primo studio. Mettiamoci al lavoro, prima cosa da fare, svuotare l'armadio perché va spostato per pitturare il tutto. Questo è il primo giorno di lavoro e vediamo quanti giorni ci mettiamo. Sono davvero, davvero curioso. In questo momento non so dove mettere i piedi. La situazione è questa. Stanza vuota, ci sono solo armadio e tapirulani che rimarranno nella camera. Ora devo incartare il tutto con questo per evitare di sporcare e poi si pittura. Pitturata e beh, manca solo da sistemarla. C'è qualche novità, qualcosa da rimontare e poi ci siamo. Allora, ci siamo. È arrivato quel momento lì. Qua dentro c'è lo studio. Adesso lo faccio vedere. Finalmente, dopo tanto tempo di attesa, ve lo posso dire, benvenuti in quello che sarà il mio primo studio. Adesso ve lo racconto, sono stati un po' di giorni di lavori, ho atteso un po' prima di farvelo vedere perché non volevo spoilerarvi nulla, anche su Instagram, sul mio profilo, non vi ho mai fatto vedere nulla, a parte qualcosina alla fine, tipo quei cioccolatini lì. E niente, quindi io sono pronto a raccontarvelo, fatemi sapere, a fine video ve lo dico già adesso, se vi piace, cosa ne pensate, dove si potrebbe migliorare, perché sì, è finito, ma c'è qualcosina che poi vi spiegherò che dovremo sistemare. Partiamo quindi da questa sezione qua, che beh, è una sezione di sfondo praticamente della stanza, perché in realtà prima c'è questo, che è per i cioccolatini, per gli ospiti, ok? Quindi c'è una piantina, cioccolatini, perché io in realtà per gli ospiti ne mangio anche io, è più una scusa, ospiti, vabbè, lasciamo stare. Poi, qua cosa abbiamo? Allora, tutte le mie magliette originali che mi piacciono, quelle indossate come i cappitelli, quelle dello scudetto, alcune autografate, non solo di calcio, c'è anche qualcosa qua di Valentino Rossi, come vedete lassù, perché lassù c'è la maglietta di Valentino Rossi autografata per Kevin, addirittura possiamo leggerla infatti, quella lui stessa, fatta da lui stesso per me. Due palloni, uno dei Chicago Bulls, che mi piacciono, cioè io in realtà il basket lo seguo, non troppo, ok, però a me lo sport in generale piace. Chicago Bulls sono la squadra che preferisco, mentre di là c'è il pallone ufficiale della Serie A della stagione 2022-2023. Come dicevo, queste sono delle magliette, scatole, scarpe e un pinguino. Quel pinguino in realtà è questo, serve a questo per sedersi. Mentre qua, come dicevo, ci sono scarpe e scatole dei posti in cui vado, degli stadi che visito e anche delle società con cui ho avuto modo di collaborare. E mentre questo è un cappellino
della pista in cui vado a girare sempre sui kart. Poi abbiamo qua dei cubi con Funko Pop, alcune cose che mi piacciono un sacco, come Dragon Ball. Cioè, io adoro Dragon Ball, non so se riesco a farvelo vedere adesso. Beh, ce l'ho anche tatuato, alcuni di voi se ne saranno accorti. Questo è Goku. Quindi Dragon Ball io lo adoro. Ho delle cose come action figure, Funko Pop. Funko Pop di Lucario dei Pokémon, anche bottiglia di Dragon Ball. A me, ragazzi, Pokémon è l'infanzia, insieme a Dragon Ball, insieme ad altre cose. Come Spider-Man, mio supereroe preferito. Poi vabbè, abbiamo Messi. Abbiamo la sezione Formula 1 con Lewis Hamilton, Verstappen, la macchina di Leclerc, questa del 2020. Mentre qua iniziamo a vedere qualcosina magari di quando ero un po' più grande. Non è vero, in realtà anche questo era di quando ero più grande, vabbè, però avete capito. Ovvero calcio, che in realtà mi è sempre piaciuto da piccolino, perché io, ragazzi, dovete capire che la mattina, tipo all'età di 6 anni, quando mi svegliavo la mattina, invece di andare a guardare i cartoni, no, mi mettevo su Sky, mi guardavo le repliche delle partite di 3 anni prima, la primavera, non so perché ho sempre avuto questo problema che è andato avanti con il tempo. E quindi calcio, qua c'è un gioco della prima Xbox del Real Madrid, quello ufficiale del Real Madrid. E qua due carte, adesso ci arriviamo, le vedremo di là. Però sono un argomento che sto prendendo nell'ultimo periodo, che alcuni di voi avranno avuto modo di vedere. Quella di Giroud in particolare ha un pezzo di maglia ed è numerato su 49. Qua arriviamo alla sezione sempre sfondo con le sette sfere del drago, che come ho detto io, ragazzi, sono un amante di Dragon Ball. Lì ci sono due Goku, uno normale e uno Super Saiyan. Forky, Toy Story, lo adoro. South Park, non so se i ragazzi di oggi, i giovani di oggi, lo possono conoscere. E poi ho un pupazzetto di Spider-Man, un portachiavi del Tomorrowland. Io ho fatto DJ per anni, adoro la musica elettronica e ho avuto la fortuna di essere andato al Tomorrowland, quindi è un ricordo che mi porto. E qua il button dei 100.000 iscritti grazie a voi. E qua ci sarebbe tanto tanto da dire, ma già lo sapete quello che vi voglio dire. E poi sedia, ok? Questa classica sedia che comoda, mi piace, rosso e nera poi. Mentre questo, in questo momento alzato, ma che cos'è? Ve lo faccio vedere subito, è il Tapirulan. Tapirulan che chi mi segue su Instagram vede praticamente quasi tutti i giorni nella mia storia. Qua dove corro, là c'è una televisione con due piantine. Mentre qua, poster del mondo, quindi mappa mondo. Perfetto. E poi arriviamo alla sezione scrivania. Là vabbè, c'è anche un armadio e qua ci sono solo una al momento perché l'altra ring light è nell'altra stanza, che utilizzo per le luci. E poi, come dicevo, sezione scrivania. Cosa c'è in questa scrivania? Partiamo dai cassetti. Qua ci sono un tappeto che utilizzo per fare video delle carte, un treppiede, un vecchio Game Boy Advance, che credo non funzioni anche più, dei cavi, scotch e un po' di viti. Ok, questo è una specie di reparto attrezzatura. Altre carte, alcune le avete già viste, come queste, mentre altre le vedrete, qua dentro ci sono delle carte che poi adesso vi dirò dove andranno. Mentre qua, sezione, ancora carte, carte con album non sportive. Qua ci sono alcuni reperti delle mie attività e lì un po' di attrezzatura con i cavi, microfoni, schede audio e tutto il resto. E poi arriviamo finalmente appunto alla scrivania, quella che io preferisco. Abbiamo, vabbè, telecomandi per i LED, le due casse, monitor, queste quando producevo musica e beh, mi sono rimaste. Dovete capire che con queste casse l'audio della PlayStation si sente una meraviglia. Monitor per PlayStation, per qualsiasi cosa, piantina, joystick della PlayStation. Questo è praticamente uno stabilizzatore, qua abbiamo un treppiede da DJI, quindi ancora attrezzatura. E poi arriviamo a questo reparto qua sopra. Qua cosa c'è? Uno skate piccolino, professionale. Questi sono veramente degli skate che hanno fatto parte della mia vita, perché quando ero piccolino ci giocavo sempre, cose fantastiche. Quindi, cioè, quello che vedete qua dentro in questa stanza non è quello che mi piace oggi e basta. Sono tante cose che hanno fatto parte del percorso della mia vita, ok? Quindi quello che magari mi piaceva prima, quello che mi piace oggi, quello che mi è piaciuto 2 anni fa. C'è un po' di tutto, davvero, quello che mi ha accompagnato. E quindi voglio che questo sia un percorso, tutto questo, cioè chi viene qua dentro vede quello che mi è piaciuto da quando ero bambino a oggi. Qua sopra lo possiamo notare, infatti, perché io vi ho sempre fatto vedere queste carte, quelle sportive, come per esempio Grealish, Pepe autografato, quella di Manuel Neuer con un guanto, un pezzo di guanto indossato da lui. E poi, come vi dicevo, essendo un percorso da quando ero bambino, beh, abbiamo anche i Pokémon.
Yu-Gi-Oh! E qua è la sezione anche dove andranno le carte che vi facevo vedere prima. Vi ricordate nel cassetto? Qua ci sono delle carte che vi mostrerò presto sia qua su YouTube che su Instagram, quindi mi aspetto anche lì. E come dicevo, sezione di carte Yu-Gi-Oh! Che ho giocato tantissimo, veramente adoravo Yu-Gi-Oh! E poi qua si conclude con il bicchierino del Tomorrowland, che come dicevo prima, festival al quale sono stato e insomma, il sogno di una vita che si realizza. E concludiamo con questo pezzo, perché poi vi dirò una cosa su quella parete che vedete vuota. Ci arriviamo, non è un caso che vuota. Qua cosa c'è? Giochi della PlayStation. Questo è angolo PlayStation, quindi. Qua abbiamo un angolo di cose a caso che mi piacciono, dal calcio, tante cose, in particolare adesso è calcio, però qua ci metterò l'angolo di molte cose che mi piacciono, come questa tazza, per esempio. È una tazza dedicata a quello che erano state delle mie produzioni musicali, quando appunto facevo DJ. Arriviamo qua. Carte. Queste, Memento Mori, sono alcune delle carte che ho quando facevo i trucchi di magia. Perché dovete sapere che ho fatto anche il mago, insomma. Vedete, ho fatto tante cose, ho avuto tante passioni. Mentre questo, non so se, come dicevo prima, il pupazzetto di South Park, questo forse i più giovani non sapranno di cosa si tratta, ma per gli appassionati sì. Questo è l'almanacco di Ritorno al Futuro. E dentro è così, con tutti i risultati sportivi dal 1950 al 2000. Praticamente un pezzo di collezione del film. E quindi appena l'ho visto ho detto lo voglio assolutamente. Lo devo prendere e metterlo qua. E poi arriviamo all'ultimo cubo. Vediamo dei libri, tutti sportivi. E poi questa che è praticamente la medaglia dell'inaugurazione della Puma House of Football. La mia prima collaborazione con Puma e con il Milan vera e propria, che non riguardi lo stadio. E beh, primo classificato, ho avuto la fortuna di vincere, di affrontare giocatori come ex giocatori come Ganz e di incontrare Baresi, Massa, insomma è stata un'esperienza bellissima e quindi me la voglio ricordare e lo voglio tenere qua come uno dei traguardi che ho raggiunto grazie a questo percorso che sto facendo e che, come dico sempre, devo veramente dire grazie a voi tutto quello che ho fatto finora e anche questa stanza è merito vostro, perché senza voi che mi supportate ogni giorno non avrei realizzato questo, per quanto magari per qualcuno possa sembrare poco, per me però cioè, non ho mai avuto una stanza così, quindi sono contento. Poi come dicevo c'è questa parete qua, vuota, che non è vuota a caso, perché se voi ci fate caso tutto il resto della stanza è pieno. Invece questa è vuota, perché? Perché la vorrò riempire con un qualcosa che è un progetto, che ancora non vi posso dire, che comunque dovrei, credo, realizzare a breve. E quindi vorrei appendere lì un reperto, diciamo, di quello che sarà questa esperienza. E niente, quindi questo è il motivo per il quale vuota. E poi con cosa lo riempirò ve lo farò vedere presto, anche su Instagram, tutto quanto, vi farò vedere tutto. E poi, dimenticavo, c'è anche questo pezzo qua su. Casco e guanti che utilizzo per andare a girare sui kart, che è un mondo che adoro. Cuscino di Esharawi, come sapete, mio calciatore preferito. Poi peluche dei Minions, ce ne sono ben due perché come dicevo cioè è un percorso appunto di quello che è stata la mia vita, quello che mi è piaciuto, non solo quello che guardo adesso, quindi i Minions a me sono piaciuti tantissimo, perché non metterci due peluche, ce l'avevo e questa è la motivazione per il quale ho Donnarumma, perché molti mi potrebbero dire beh dopo quello che è successo sì, però ragazzi ci sono affezionato ancora oggi, non solo nei momenti in cui era al Milan, ancora oggi, nonostante tutto, l'ho detto più volte, quindi ecco perché c'è anche il cuscino di Gigio. E poi, come vedete, inoltre la stanza è piena di LED, sia nel tetto, sia qua dietro la scrivania, sia con il fulmine rosso, insomma, i LED mi piacciono, fanno un bel effetto, quindi ho deciso di mettere anche questo contrasto viola-azzurro, per esempio, mi piace un sacco, fatemi sapere se vi piace. E dopo tutto ciò, quindi, possiamo vedere che questa era la stanza al momento dei lavori, come era prima, mentre questa è come la stanza attualmente. E quindi, ragazzi, questo è quello che è il mio primo studio. Ho fatto questo tour per voi, per raccontarvelo. Magari non mi sono soffermato troppo su alcune cose per non annoiarvi. Però se vi piacerebbe vedere qualcosa di più dettagliato, come per esempio la mia collezione di magliette o quella che diventerà la mia collezione di carte o qualsiasi altra cosa, fatemelo sapere nei commenti e vedremo. Proverò a fare il possibile. E io mi auguro davvero che questo studio vi possa piacere, io davvero vi ringrazio come ho detto per tutto il supporto, vi invito a lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi nuovi contenuti e noi ci vediamo alla prossima, grazie ancora di tutto e niente, ciao ragazzi.